a tutti gli amici di Android Geek. Oggi abbiamo il piacere di presentare un'applicazione molto bella, almeno dal mio punto di vista. Si tratta di Cookaround, applicazione ufficiale dedicata alla community più grande italiana di cucina. Io personalmente qualche volta mi diletto un po' nei fornelli, sono iscritto a questa community, quindi ho pensato di introdurre, insomma, questa applicazione molto molto bella e interessante. Applicazione che si presenta molto carina, graficamente ben fatta, semplice, con quattro sezioni: home, cerca, preferiti e lista spesa. In home troviamo le ultime ricette inserite e anche una ricetta in primo piano generata casualmente. In cerca abbiamo sia la possibilità di ricercare una ricetta ben specifica, sia esplorare tutto il ricettario in base a diverse categorie. Ad esempio, andiamo su cucina regionale, avremo la possibilità di scegliere proprio la regione italiana, quindi le 20 regioni, e accedere al ricettario. Il ricettario è suddiviso ulteriormente in altre sottosezioni: antipasti, primi, secondi, contorni ed altro, e poi abbiamo anche le ricette più recentemente inserite che riguardano quella regione. Andiamo indietro, abbiamo anche la possibilità di vedere il ricettario in base al continente, quindi cucina internazionale, quindi europea, Medio Oriente, Africa, Asia. Quindi se volete, ad esempio, cucinare qualcosa di giapponese, andate su Asia e abbiamo qui il Giappone. Vedete? Ancora, torniamo indietro, abbiamo le ricette di Cookaround. Le vostre ricette sono quelle inserite dagli utenti della community di Cookaround. Abbiamo la cucina di stagione, quindi cosa si cucina in base alla stagione. Ad esempio, adesso siamo in inverno, quindi cosa si cucina in questa stagione. Tra qualche giorno sarà, speriamo, primavera. Ma andiamo proprio all'interno di una ricetta. Ad esempio, scegliamo dolci, scegliamo piccola pasticceria. E troviamo i donut, che chi è appassionato di Android sa cos'è: sono le ciambelline americane. Google ama chiamare le versioni Android con dei nomi dei dolci. Donut era l'1.6. Qui abbiamo appunto la scheda con i donut o donuts, come si pronuncia, la difficoltà di preparazione, quindi 3 su 5. Possiamo inserire una nota. Possiamo accedere alla scheda degli ingredienti, quindi tutto quello che ci serve, e poi c'è la preparazione che ci viene illustrata proprio con delle fotografie e del testo. Testo che può essere aumentato o diminuito basta cliccare su questi due pulsantini. Possiamo anche condividere la ricetta su Facebook o nella mail. E possiamo anche aggiungere questa ricetta ai preferiti e alla lista spesa. Una volta inserita nella lista spesa, noi abbiamo proprio la possibilità di vedere quali sono gli ingredienti che noi abbiamo e quello che ci manca, e quindi quello che dobbiamo eventualmente comprare per preparare il nostro dolce o qualsiasi piatto, insomma, voi avete scelto. E poi possiamo ovviamente inserire la ricetta all'interno dei preferiti. Quindi, applicazione molto interessante. Se siete appassionati di cucina, sarà molto molto utile, perché veramente ha una quantità incredibile di ricette per tutti i gusti. Appunto, se siete interessati, vi consiglio questa applicazione Cookaround, perché è free e poi è molto molto ben fatta. Un saluto da Matteo di Android Geek.